Giovedì 2 marzo, buonasera e benvenuti a Dal Vivo, il telegiornale di Milano e Città Metropolitana prodotto da Milano All News. Io sono Lorenzo Tolia e vi ricordo che è possibile contattare la redazione di Milano All News su WhatsApp al numero 351-72-20763, dove siamo sempre disponibili a leggere le vostre segnalazioni e ricontattarvi per maggiori informazioni. Partiamo subito con le notizie che arrivano dalla nostra redazione. Come vi abbiamo riportato ieri, è stato confermato il progetto per la costruzione della pista ciclabile sul ponte della Ghisolfa, la cui ultimazione è prevista per il 2025. Il gruppo Proteggimi ha organizzato per la giornata di sabato 4 marzo un nuovo flash mob per chiedere che il comune adotti delle misure temporanee adatte per mettere in sicurezza l'attraversamento in tempi più brevi. Per questa motivazione Proteggimi si mobiliterà quindi creando una nuova ciclabile umana che partirà questo sabato alle ore 16 da Piazzale Lugano. Nasce oggi una nuova iniziativa per permettere ai dipendenti del Comune di Milano di beneficiare di un servizio psicologico gratuito. Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Comune stesso e i professionisti dell'Istituto Europeo di Psicotraumatologia e Stress Management. Saranno in totale 14.500 dipendenti a poter beneficiare del progetto, che gli permetterà di accedere a sportelli psicologici in maniera gratuita e in forma anonima. Come sottolineato dall'assessore allo sviluppo economico e alle politiche del lavoro Alessia Cappello, con l'apertura di questo servizio Milano si dimostra attenta verso le esigenze dei propri lavoratori, che come gli altri cittadini hanno risentito particolarmente dello stress legato all'emergenza pandemica. Gli incontri tra i dipendenti comunali e gli specialisti avverranno durante l'orario lavorativo e inizieranno con un ciclo di 3 sedute con uno psicologo scelto proprio dal dipendente. Il progetto è mirato ad aumentare in maniera effettiva non solo il benessere psicofisico della persona, ma anche il suo rendimento lavorativo. Vi abbiamo riportato venerdì la notizia della pubblicazione dell'ultima analisi condotta da CISL Lombardia sulle condizioni salariali e lavorative delle donne lombarde. Il questionario, somministrato a più di 9.000 donne, fa emergere una situazione di grande divario di genere, con il 70% delle donne che dichiara di guadagnare uno stipendio inferiore a quello dei propri partner. In collegamento con noi per parlare appunto di questo tema, oggi abbiamo Francesco Girolimetto, ricercatore di CISL Lombardia, per spiegarci i dati emersi da questa analisi. Buonasera, le chiedo subito, potrebbe spiegarci in che cosa consiste appunto la vostra ricerca e quali sono i metodi di ricerca utilizzati? Buonasera a tutti e grazie mille per l'invito. Sì, quella che abbiamo realizzato è una ricerca importante realizzata dalla CISL Lombardia e Bibliolavoro, l'ente di ricerca e formazione appunto del sindacato della CISL in Lombardia, che è uno studio che ha coinvolto più di 6.000, per la precisione 6.007 donne iscritte alle diverse federazioni della CISL sul territorio lombardo, un campione costituito al 90% circa da lavoratrici e un 10% di pensionate. Questa è una scelta motivata dal fatto che volevamo indagare se alcuni effetti tipici dell'occupazione femminile si trasferissero anche poi in maniera intergenerazionale e nel momento della pensione. Questo studio per noi è importante perché affianco a una serie di dati che provengono appunto dal questionario che abbiamo somministrato alle nostre iscritte, abbiamo poi elaborato una serie di proposte di carattere sindacale che cercano appunto di rispondere a quelle esigenze, a quei bisogni che sono emersi in fase di analisi. Il tutto è sfociato poi in una pubblicazione che potete trovare anche sui nostri siti, sul sito di Bibliolavoro CISL, e che potete scaricare liberamente, proprio il PDF del libro, e dove appunto trovate sia dati che proposte di carattere sindacale. Le chiedo anche che cosa è emerso quindi da questa vostra indagine. Per quanto riguarda le cose che sono emerse, diciamo, non sono particolari novità. Emerge un quadro preoccupante per quanto riguarda l'occupazione femminile e problemi ad essa legati, però ciò che ci interessa particolarmente sottolineare è che non è un'indagine spot, ma è la voce viva delle donne che il sindacato rappresenta. Quindi ci facciamo carico di questi problemi e cerchiamo in un qualche modo di dare delle risposte. Viste le ristrettezze dei tempi, vi sottolineo solo alcuni dati che reputo particolarmente interessanti. Parto dalla questione reddituale. Oltre il 60% delle lavoratrici intervistate
dichiara di percepire un reddito inadeguato a rispondere ai propri bisogni, e sottolineo la parola bisogni, quindi non sfizi, ma bisogni di vita. Sottolineo poi la questione del part-time, che circa il 60% delle intervistate motiva come necessità di prendersi cura dei figli e un altro 15% di prendersi cura di persone anziane non autosufficienti. Quindi possiamo dire che anche in Lombardia per le donne il part-time spesso non è una scelta, ma è una scelta obbligata, è subito questo part-time. Sempre sulla questione reddituale, il salario è impattato dalla dimensione aziendale. Abbiamo proprio visto che il salario cresce all'aumentare della dimensione di impresa. E abbiamo poi voluto dedicare spazio anche ad alcuni stereotipi che molto spesso vengono legati al genere, che abbiamo scoperto non essere stereotipi, ma vere e proprie realtà che molte, molte donne vivono nei luoghi di lavoro. Faccio alcuni esempi. Il 70% circa ha dichiarato che a parità di istruzione e qualifica guadagna meno dei colleghi uomini. Il 75% che le donne devono impegnarsi e dimostrare di più rispetto agli uomini. E il 45% che sarebbe stato più facile ottenere una promozione se fosse stata un uomo. Le faccio un'ultima domanda: quali sono i temi più caldi affrontati nella vostra ricerca? Un capitolo importante è stato dedicato poi al tema delle molestie. Abbiamo dato una definizione precisa di molestia, quindi per non generare equivoci, e ciò che salta agli occhi è che il 44% delle rispondenti denuncia di aver subito o assistito a un episodio di molestia sul luogo di lavoro. A questo poi si accompagna un altro dato preoccupante, quello che circa la metà del campione rileva una scarsa consapevolezza sul tema. Come affrontare questo problema? Qua è già una prima proposta che ci viene proprio dall'indicazione delle nostre scritte. 9 su 10 ritengono necessaria una formazione specifica in questo ambito, una formazione che poi noi proponiamo di declinare ad entrambi i generi e forse in particolar modo agli uomini. Altro tema caldo affrontato è stato quello della scelta tra la famiglia e il lavoro, scelta a cui molto spesso le donne sono poste dinanzi. Quello che ci ha stupito è che in una classifica di elementi più importanti per fare carriera tra uomo e donna, nel 60,8% dei casi al primo posto per le donne conta non avere impegni familiari. Al contrario, per gli uomini diciamo, questa voce crolla in termini di posizione e ai primi posti troviamo avere particolari competenze e capacità organizzative. Quindi vediamo proprio da questi dati come per le donne è necessario scegliere il lavoro e rinunciare in molti casi alla famiglia per poter aspirare a una carriera simile a quella dei colleghi uomini. Sempre sul tema della maternità, a conferma di questo dato, il 94% definisce la maternità molto difficile da conciliare con la carriera lavorativa o comunque a costo di grandi sacrifici economici e personali. E a ciò aggiungiamo ancora che circa il 53% del campione dichiara la gravidanza e la maternità come un ostacolo alla propria carriera lavorativa. Anche per quanto riguarda la conciliazione, abbiamo notato come il peso dei ruoli di cura sia molto squilibrato e prevalentemente scaricato sulle donne. Nel 70% dei casi sono le donne a diciamo, svolgere quelle routine quotidiane che fanno parte della cura e che contraddistinguono ogni famiglia, e questo squilibrio ha un impatto importante sulla percezione diffusa di malessere psicofisico. Faccio solo qualche esempio: oltre 6 donne su 10 ci dicono di sentirsi stanche e stressate e di trascurare il proprio benessere psicofisico, ma ancora sempre 6 su 10 non riescono a rilassarsi come vogliono nel tempo libero e nei giorni festivi. Grazie mille a Francesco Girolimetto e proseguiamo con le notizie della nostra redazione. Ieri sera, intorno alle ore 21, si è verificato un incendio a Cusano Milanino in via Pedretti 49. Le fiamme sono divampate dalla cantina di una palazzina di 3 piani abitata da una dozzina di famiglie. Tutti i residenti della struttura sono stati fatti evacuare grazie all'intervento di 4 squadre dei vigili del fuoco. L'unica persona rimasta ferita dall'incendio è stata accompagnata all'ospedale di Niguardia in condizioni non gravi. Ora diamo la linea a Luce Verde per conoscere la situazione del traffico a Milano. Luce Verde, Milano.
Buonasera e ben ritrovati. Rallentamenti e code per traffico sulle tre tangenziali milanesi e code sul tratto urbano della A4 tra Pera e Cormano verso Venezia e tra Sesto San Giovanni e Cormano direzione Torino. Altre code in prossimità di un cantiere sull'autosole tra Casal Pusterlengo e Lodi, direzione Milano. A Magenta abbiamo ancora code per incidente sulla diramazione della statale 336 della Malpensa dall'uscita della A4 fino a Cascina Santa Teresa. Da segnalare poi rallentamenti per un incidente a Bergamo in via Martin Luther King. Per quanto riguarda invece il trasporto pubblico a Milano, da oggi e fino al 10 marzo, ad esclusione del sabato e della domenica, dalle 9.30 alle 16.30 i tram 14 sono sostituiti da bus tra Lorenteggio e Piazzale Cantore. Regolare il percorso invece tra il Cimitero Maggiore e Cantore. Bene, per il momento da Massimo Veschi è tutto, grazie per l'attenzione. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con la Polizia Locale di Milano. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS. Continuiamo con le notizie. Nella giornata di ieri è stata inaugurata una nuova iniziativa adottata dal Comune per sviluppare il sistema bibliotecario milanese e avvicinare i cittadini alla lettura. Si tratta dell'introduzione di nuove installazioni per permettere di accedere ai servizi di prestito delle biblioteche anche fuori dagli orari di apertura. In particolare verranno aperti 3 nuovi smart locker e 7 nuovi box di restituzione presso alcune biblioteche dei municipi 1, 3, 4, 5 e 8. Come sottolineato dall'assessore alla cultura Tommaso Sacchi, si tratta di un'iniziativa che rappresenta perfettamente come le nuove innovazioni tecnologiche possano essere utilizzate per promuovere una maggiore accessibilità alla lettura e alla cultura. Tornano le aperture gratuite al Museo Botanico di Milano a partire da sabato 4 marzo. Nel programma sono presenti molte attività per adulti e bambini con eventi, mostre d'arte e giornate dedicate al giardinaggio. La giornata di sabato 4 marzo in particolare sarà dedicata all'elemento dell'aria, con visite guidate nei vari ambienti del Museo Botanico e corsi per scoprire come seminare in campo dedicati alle famiglie. Dalle 16.30 alle 18.30 si terrà in particolare il progetto denominato Aria e Luce, un percorso libero all'aperto tra le installazioni d'arte degli studenti dell'Accademia di Brera. L'appuntamento quindi è sabato 4 marzo a partire dalle ore 15. Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare l'indirizzo museo.botanico@comune.milano.it. Come ogni giovedì analizziamo le notizie più rilevanti del territorio grazie alla nostra collaborazione con i giornali di zona. Buonasera e benvenuti ai giornali di zona. Come ogni giovedì vi riportiamo le notizie più rilevanti del territorio grazie alla nostra collaborazione con i giornali di zona. Iniziamo con una notizia che proviene dal giornale Zona 9 e riguarda l'apertura di un'iniziativa di tutoraggio individuale per gli studenti tra gli 8 e i 15 anni. Si tratta del progetto Timone, promosso dall'associazione Acli Bicocca per sostenere gli alunni nello studio e nella compensazione delle lacune scolastiche. Il programma di recupero si svolgerà online tramite incontri 1-1 con tutor con competenze disciplinari della frequenza di una o due volte a settimana. L'iniziativa è gratuita con sottoscrizione tessera del circolo Acli Bicocca di un genitore. Prima di iniziare con l'incontro è inoltre necessario che le famiglie mandino una mail all'indirizzo bicocca@aclimilano.com per un colloquio conoscitivo. Il giornale Milano Sud segnala invece l'apertura della campagna Casa Sicura, organizzata dall'associazione Obiettivo Famiglia Feder Casalinghe, per promuovere la prevenzione contro gli infortuni domestici. L'associazione, con il sostegno dell'Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro, organizza corsi gratuiti in tutta Italia per i cittadini dagli 8 ai 67 anni per sensibilizzare sulle alternative esistenti per rendere la casa un posto più sicuro. Come sottolineato dal direttore regionale di INAIL Lombardia, Alessandra Lanza, con l'assicurazione contro questi infortuni si riconoscono al lavoro domestico dignità e riconoscimento sociale pari al lavoro svolto fuori dalla propria abitazione. I corsi si terranno sia online che in presenza e sono fruibili per tutti i cittadini di Milano. Il prossimo incontro nella nostra città è fissato per domani, venerdì 3 marzo, dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 14.30 alle 16.30, presso la Casa delle Associazioni di via Marsala 8. Dal giornale 4 arriva invece la notizia della missione del centro diametro di Dianova, inaugurato lo scorso 18 gennaio in via Pietro Calvi 29.
Si tratta di un nuovo servizio ambulatoriale gratuito, dedicato al problema delle dipendenze comportamentali e da sostanze. Il servizio di Ametro si occupa dell'esperienza di oltre 35 anni di Dianova Onlus, una realtà che si occupa appunto di dipendenze e che conta 5 comunità terapeutiche in Italia. Il servizio si avvarrà anche in ambito scientifico della partnership con la Scuola di Specializzazione di Psicologia Clinica dell'Università Cattolica di Milano, permettendo quindi anche agli specializzandi che sono formati per questo tipo di servizio a partecipare all'iniziativa. All'inaugurazione del nuovo centro ha partecipato anche Lamberto Bertolè, assessore al welfare e alla salute del Comune di Milano, che ha sottolineato l'importanza di implementare nuovi punti di accesso al servizio per costruire una rete integrata. Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e adesso torniamo alle notizie del nostro telegiornale. Passiamo ora alle notizie che arrivano da ATM, che comunica che a causa di lavori stradali i tram della linea 2 saltano le fermate comprese tra Bausan e Baiamonti. Inoltre, a causa di lavori stradali, i bus della linea 50 in direzione Lorenteggio saltano la fermata di Via Foppa via Stendhal. Infine, a causa di lavori stradali, i bus della linea 70 in direzione Ceresio saltano le fermate di Via Farini Ferrari e Via Farini Baiamonti. Passiamo ora alle notizie che arrivano dal mondo del non profit. Domani dalle ore 18 alle 22 Spazio Tempo APS e Fondazione Cotica ETS organizzano una nuova tappa del ciclo Game Oven, la cucina ludica. Si tratta di una serata curata da personale educativo e pensata per coltivare l'aggregazione dei giovani attraverso il gioco e la cucina. L'evento, che si terrà presso la sede di Via Natta 19, è gratuito per tutti gli over 14. Per maggiori informazioni mandare una mail all'indirizzo info@cascinacotica.com. Anche in chiusura vi ricordiamo che potete contattarci al numero WhatsApp 351-7220763 per parlare direttamente con la nostra redazione, che vi risponderà e accoglierà le vostre sollecitazioni. Per questa sera da Dal Vivo è tutto, io sono Lorenzo Ottolia, vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento con la trasmissione di Milano All News.